Ci sono momenti in cui un'azienda si sente con le spalle al muro. Crisi economica, mancanza di liquidità, difficoltà di accesso al credito. Da oggi, le aziende abruzzesi possono contare su un concreto aiuto grazie al circuito Abrex, un nuovo modo di intendere il sistema finanziario basato su una rete di scambi dove imprese e professionisti si finanziano tra di loro senza interessi. Scopri di più! Contattaci sul nostro sito www.circuitoabrex.net. Abrex, la tua opportunità di crescita. Decima edizione della festa dello sport giovanile all'Ortona Center con Totò Martorella, indimenticato campione di calcio con i colori biancazzurri del Pescara, per rimarcare i meriti dell'ASD Poggio degli Ulivi R. Curi di Montesilvano, campione regionale ma soprattutto un settore giovanile che si sta distinguendo a livello nazionale. Sì, siamo una realtà importante, 3 anni fa abbiamo ereditato una società in ottima salute che era stata fondata nel 2004, che però era un bivio fondamentalmente, si stava decidendo se continuare l'attività di puro settore giovanile, perché rimarchiamolo, non abbiamo la prima squadra, siamo una società di puro settore giovanile, quindi insieme a 12, io e altri 11 amici abbiamo rilevato questa società e devo dire che nel corso di questo triennio stiamo ricalcando i buoni risultati già ottenuti da chi ci ha preceduto, tant'è che siamo allievi regionali in carica, campioni in carica, e giovanissimi regionali con la squadra che vorrete premiare bontà vostra oggi, campioni uscenti. Quindi insomma ci fa piacere, abbiamo 400 tesserati, sentiamo addosso anche una responsabilità sociale, i 400 famiglie che ci gravitano intorno. Io dico sempre che siamo la terza agenzia educativa per i figli dei genitori, perché dopo la famiglia, dopo la scuola c'è la società dilettantistica, e questa responsabilità ce la sentiamo addosso, ma facciamo del nostro meglio per far crescere in salute sia fisica che mentale, mens sana in corpore sano, e i nostri tesserati, i nostri ragazzi. A un esperto del calcio come Martorella, che ricordo l'unico giocatore in Italia ad aver calcato i rettangoli verdi dalla Serie A alla terza categoria, il che non è poco, chiedo, data la presenza di così tanti stranieri nel mondo del calcio, nel settore calcio nella nostra nazione, ci vuole tanto coraggio scommettere ancora sui giovani? Ci vuole sì tanto coraggio, però allo stesso tempo, se facciamo anche un'analisi matematica, ai tempi in cui giocavo io in distinta si andava in 16, adesso nelle squadre di Serie A si va in 23, c'erano 16 squadre, adesso ne sono 20, insomma gli spazi in qualche maniera si sono aperti, i numeri sono diventati maggiori. Però prima non c'erano gli stranieri, adesso esatto, in una squadra di calcio gli italiani si contano sulla punta di una mano. È proprio così, però tu sai benissimo che dopo la sentenza Bosman del luglio del 96, quella è una legge che ha aperto le frontiere e il sistema è adeguato alla legge. Un'altra cosa che va detta rispetto al passato è che secondo me i ragazzi oggi si allenano poco, perché gli impianti sportivi sono un po' carenti, quindi fare 5 ore di calcio alla settimana forse non basta. A questi giovani, non solo a quelli del calcio, ma anche a quelli degli altri sport, delle altre discipline, attenzionati in questa rassegna dello sport giovanile, che cosa si sente di dire? Mi sento di dire che lo sport è un'attività fondamentale per la crescita e la formazione. Lo sport innanzitutto inizia a confrontarsi, ti costringe a confrontarti con te stesso
Poi soprattutto ti migliora nel rispetto dell'avversario, dell'arbitro, negli sport in cui c'è l'arbitro, del pubblico, della gente, del tuo presidente che ti dà la possibilità di allenarti, del tuo allenatore. Quindi insomma ci sono benefici formativi che procurano un bagaglio personale che poi te lo puoi rivendere, tra virgolette, nella tua vita anche professionale se vuoi. Stefano Sasso, vicepresidente della SD Poggio degli Ulivi di Montesilvano, un riconoscimento da dedicare a chi quest'oggi a Ortona? Beh, intanto lo dedichiamo sicuramente ai ragazzi che si sono meritati la vittoria del campionato brillantemente, e quindi anche alle famiglie che ci aiutano e anche a noi soci che con tanti sacrifici portiamo avanti questa realtà che è una delle più importanti abruzzesi. Ecco, quali difficoltà dovete affrontare quotidianamente per portare avanti un'attività legata al settore giovanile del calcio? Beh, consideriamo che abbiamo circa 400 tesserati tra scuola calcio e settore giovanile. Una delle difficoltà più importanti è quella naturalmente di trovare gli spazi per far allenare, gli spazi giusti per far allenare i ragazzi. Quest'anno, dopo l'uscita dal Poggio degli Ulivi, che sappiamo tutti è stata presa giustamente dal Pescara Calcio, abbiamo dovuto reinventare la logistica del Poggio degli Ulivi e grazie anche all'aiuto del Comune siamo riusciti in vari spazi, tra cui Gesuiti principalmente, a ricollocare le nostre squadre. Però effettivamente per poter fare qualità avremmo bisogno di avere più campo e più tempo per fare più allenamenti. Roberta Tenerelli, direttrice del centro commerciale Ortona Center, oggi si parla di sport con la 10ª edizione della Festa dello Sport Giovanile. Attenzionati 20 atleti delle varie discipline agonistiche che si sono fatti onore a livello nazionale ed internazionale nei vari sport. Ecco, il pensiero della direttrice di questo centro che continua ad andare a gonfie vele. Sono stata molto orgogliosa e ho condiviso appieno l'idea di Paolo Minucci per l'organizzazione di questo evento, perché credo che i giovani siano il nostro futuro e sono proprio loro che vanno premiati ed incoraggiati, perché sono i campioni del futuro. Quindi è bello trascorrere dei momenti in compagnia dei vari sport, dei vari rappresentanti, perché lo sport è vita. Sicuramente, come dicevo prima, lo sport è vita ed è importante per i giovani crescere nel mondo dello sport, non solo perché è salutare, perché è sicuramente atleticamente è una cosa positiva, però dal punto di vista sociale sicuramente ha la sua rilevanza. Quindi incoraggio tutti i giovani che si affacciano al mondo dello sport e sicuramente questi sono da premiare e da incoraggiare. E poi la galleria del centro commerciale Ortona Center si presta con degli ampi spazi a disposizione per manifestazioni importanti. Il prossimo 21 maggio ci sarà anche una tappa regionale del Festival della Melodia, quindi alcuni giovani e talentuosi cantanti si esibiranno dal vivo con ingresso libero per tutti. Sicuramente abbiamo fino adesso concluso una serie di attività che sono state sportive dedicate allo sport in sinergia con quella che è stata la campagna lanciata dall'IPER Facciamo Squadra. E questa, diciamo che l'ultima delle manifestazioni che si rivolgono al mondo dello sport. E, ovviamente continueremo a promuovere altre attività, una tra queste, come dicevi Paolo, è quella del 21 maggio del Festival della Melodia. Sicuramente vogliamo sempre incoraggiare i giovani perché crediamo nel futuro. Ecco, ci saranno tanti giovani talenti, musica di qualità, però ecco, a tutti questi giovani presenti per la Festa dello Sport Giovanile, che cosa si sente di augurare, Roberta Tenerelli? Io mi sento di augurare di incoraggiarli, perché sicuramente lo sport è fatto di tanto sacrificio, però dopo il sacrificio sicuramente ci sono anche delle soddisfazioni, quindi mi sento solo di incoraggiarli per continuare ad impegnarsi, perché sicuramente con l'impegno e con la fatica poi si ottengono anche dei risultati che gratificano e quindi fanno sì che sia sempre gratificante e soddisfacente andare avanti, raggiungere sempre nuovi e migliori obiettivi. Attenzionata dalla 10ª edizione della Festa dello Sport Giovanile, la squadra finalista nazionale Under 18 maschile di pallamano di Città Sant'Angelo. Con noi l'emblema dell'handball Città Sant'Angelo e non solo, Ennio Remigio. Allora parliamo di questi fantastici ragazzi e dei brillanti risultati raggiunti.
Questa è una squadra nata circa 10 anni fa, avevano 7-8 anni i ragazzi e stanno facendo un percorso interessante. Sono sotto la guida di Hernani Savini, che è rientrato a Città Sant'Angelo dopo diverse esperienze a Ancona, Ferrara, Bressanone. Finalmente ce lo stiamo godendo noi, questo tecnico. Quest'anno li ha assemblati in campo e non ce n'è stata per nessuno, quindi noi siamo pienamente soddisfatti del lavoro svolto durante questo campionato. I risultati lusinghieri del settore giovanile vanno di pari passo con i grandi risultati della squadra maggiore in Serie A1. Sì, dici bene, perché l'anno scorso ci eravamo ripromessi di fare meglio dell'anno scorso quando siamo stati tra le prime 12 squadre d'Italia, quest'anno siamo già tra le prime 6. Venerdì, sabato e domenica saremo impegnati a Chieti, al Pala Santa Filomena, gli spareggi per l'ultimo posto disponibile per la Final Four di pallamano, quindi ce la vedremo con Pressano, una squadra trentina, e il Conversano di Bari, per questa cosa che per noi già è qualcosa di incredibile. Cercheremo di fare tanto per la nostra città, perché lo merita. Quest'anno abbiamo toccato anche le 500 unità di spettatori durante tutto il campionato, quindi diciamo la Città Sant'Angelo, la tradizione continua, però è ormai dichiarata da tutti un'eccellenza. Insomma, tutto bene, quella che procede bene è Igno Remigio, e poi oggi è davvero un momento di festa con tanti campioncini dei diversi sport, delle diverse discipline che fanno onore alla nostra regione. Sì, assolutamente, tu ne sei il protagonista, veramente io voglio ringraziarti sia a nome della mia società e di tutto quello che rappresento, perché sono anche stato nominato delegato dalla regionale per la FIGH, quindi noi ti facciamo un grosso in bocca al lupo per le tue manifestazioni. Alla festa dello sport giovanile all'Ortona Center si parla di pugilato con Gabriel Stelea, campione italiano dei pesi medi di pugilato, e con il suo allenatore. Tanto raccontiamo l'emozione di un titolo importante, hai appena 15 anni, però sei già una certezza della pugilistica di Giacomo, questa società che ha fatto parlare e continua a far parlare l'Italia intera. Sei soddisfatto, sei contento di come è andata la stagione? Soddisfatto sì, cioè in fondo diventare campione italiano non è facile, alla fine, quindi la soddisfazione c'è quando arrivi sul podio. Sei di origini romene, però ormai sei italiano a tutti gli effetti, stai aspettando il 18° anno di età per toglierti altre belle soddisfazioni, diciamolo pure. Sì, sì, appena... appena, come posso dire, prenderò la cittadinanza, ecco, potrò diciamo fare di più, in quanto non avendo la cittadinanza non si può ancora, per esempio avrei dovuto fare gli europei, ma non hai potuto. No, non ho potuto appunto per il fatto della cittadinanza, quindi sì, appena prenderemo la cittadinanza sarà un'altra cosa. Sì. Nel descriverlo tecnicamente, chiediamo al suo allenatore Sergio Labrozzi che tipo di pugile è, che tipo di boxer è Gabriel Stelea. Allora, io non sarei obiettivo nel dare un giudizio, però posso dire che è un pugile molto eclettico, lavora sia bene sulla lunga distanza che sulla corta distanza. La sua caratteristica che sta sviluppando ultimamente è la forza. È un ragazzo molto forte, è cresciuto molto ultimamente, sia di peso, e infatti abbiamo un po' di difficoltà, essendo juniores, a trovare degli avversari. E comunque stiamo facendo anche un buon lavoro tecnico, stiamo crescendo. È un atleta davvero molto promettente, come tanti che si allenano quotidianamente alla pugilistica di Giacomo di Montesilvano, che è già stata una società attenzionata a livello nazionale. Ma il pugilato oggi come oggi nella nostra regione che momento vive? Guarda, vive dei momenti alterni, in questo momento c'è un ritorno al pugilato, stiamo lavorando anche molto con i bambini e anche con le ragazze, si stanno accostando molte ragazze a questa disciplina. Ovviamente, ecco, economicamente non è uno sport ricco, si sa, però è pieno di iniziativa, c'è molta voglia di fare, molta voglia di rinnovarsi. Prossimi appuntamenti agonistici? Prossimi appuntamenti agonistici, il mese prossimo abbiamo a maggio abbiamo i nazionali a Roseto, e poi ad ottobre per lui abbiamo i campionati italiani assoluti, e nel frattempo vedremo.
Gabriel, in bocca al lupo. Sì, grazie mille. Forse stavi pensando ai golosi muffin alla Nutella. Forse stavi pensando ai morbidi cheesecake o al mitico donuts. Forse ci stavi pensando, ma di sicuro adesso sì. Scopri il McCafé, il gusto McDonald's, tutte le sere, eventi e sorprese al McCafé. A Montesilvano, Corso Umberto 7 e a Pescara, Viale Marconi 375. Luca Leone, direttore sportivo del Delfino Pescara, oggi tra i premiatori di questa decima edizione della Festa dello Sport Giovanile. Intanto, che pomeriggio ha trascorso qui a Ortona? Ma sicuramente stare in mezzo ai ragazzi che fanno sport e che raggiungono anche dei traguardi prestigiosi come questi ragazzi qui è sempre un piacere. Devo dire che sono stato molto bene. È riuscito sinceramente a distrarsi dopo purtroppo le amarezze patite con il Pescara? Ma è difficile distrarsi, perché per noi, io parlo della società, per tutto l'ambiente, siamo anche di Pescara, il peso è anche doppio e il dispiacere è doppio, no? Un'annata che non è andata come tutti volevamo e che purtroppo c'è da farne tesoro di errori, di quello che non è andato, correggere gli errori e rimboccarsi le maniche e ripartire, perché abbiamo una società importante, una piazza importante che merita di risalire al più presto. Lei ha scoperto e valorizzato tanti talenti del calcio, però oggi è stata attenzionata anche la società dell'ASD Poggio degli Ulivi di Montesilvano, dove ci sono davvero tanti campioncini. Però con tutti questi giocatori stranieri che militano nelle squadre del calcio italiano, ecco, che cosa ci serve tantissimo coraggio per andare avanti? Che cosa possiamo dire a questi dirigenti? Ma no, ma innanzitutto la scuola italiana è sempre stata tra le prime 3-4 scuole più importanti al mondo, quindi non a caso poi qua all'Arenato Curi, dove ho giocato anch'io da ragazzino, sono usciti due campioni del mondo, quindi parliamo è stato uno dei migliori settori giovanili, ma anche la nostra terra che esprime anche dei valori importanti a livello calcistico e non solo, anche negli altri sport come abbiamo visto oggi. Quindi c'è solo da coltivare la passione per qualsiasi sport si vuole fare, la passione, la serietà, l'abnegazione, valori dello sport, lealtà, valori importanti che purtroppo bisogna coltivare quotidianamente, che è difficile, che è duro arrivare, ecco, non ci sono scorciatoie nello sport. Ecco, direttore, lei è diplomatico, però non ci sono troppi stranieri, non solo nel calcio, ma anche nelle altre discipline, dei posti che vengono tolti inevitabilmente ai talenti nostrani, ai talenti italiani. Ma io sono che se lo straniero deve arrivare deve essere nettamente superiore al nostro, quindi sicuramente... Però non lo vediamo ultimamente nel campionato. No, ma bisogna... Sì, poi dipende anche da una questione di costi, perché magari i giocatori italiani bravi hanno dei costi più elevati magari dello straniero, di paesi magari meno pubblicizzati, e a volte anche una questione economica che purtroppo il nostro calcio italiano, la nostra società in questo momento soffre. Quindi una volta arrivavano i campioni più bravi dalle altre parti del mondo, ne arriva uno, due per ogni squadra. Adesso diciamo che il mercato si è un po' più ampliato, e dove ci sono magari costi un po' inferiori a quelli che sono. Però ripeto, bisognerebbe regolamentare già dal basso per far giocare più giovani italiani e per dargli la possibilità di crescere e maturare.
con Andrea Di Federico, direttore dell'Ipera Ortona, e Franca Minucci, regista teatrale. Commentiamo questa decima edizione della Festa dello Sport Giovanile qui al centro commerciale Ortona Center, al termine di una stagione positiva, perché, caro direttore, voi avete portato avanti una rassegna riuscitissima, Facciamo Squadra, quindi l'epilogo di una bella iniziativa dedicata alle discipline cosiddette minori. Com'è andata? Assolutamente bene, manifestiamo grandissima soddisfazione per il successo di Facciamo Squadra, che ha dato la possibilità a tante società sportive dilettantistiche di raccogliere materiale e a tante attrezzature utili alle loro società. La giornata di oggi, diciamo, è il giusto epilogo per premiare tutti quei ragazzi che si sono distinti nella nostra regione e soprattutto con risultati estremamente importanti, e quindi farlo qui da noi è veramente motivo di soddisfazione, perché significa dar lustro ai ragazzi che potranno essere il futuro sportivo, ma comunque che otterranno grande beneficio dal concetto dello sport, che è vita ed è spirito di combattimento e di forza. Iniziativa lodevole sotto ogni punto di vista, perché scommettere sui giovani vuol dire avere coraggio, sono soprattutto loro, di questi tempi. Sono loro che saranno gli uomini di domani, diceva giustamente il direttore. E questo è un luogo della famiglia, è il luogo dove le famiglie vengono, quindi forse non c'era luogo più adatto di questo per un'iniziativa del genere. Mi sembra giusto che Facciamo Squadra in tutti i sensi. Poi sport minori, non ci sono sport minori, come abbiamo già detto. Gli sport, quando vedono impegnati gli uomini con i sogni, con i loro desideri, con tanto impegno e sacrificio, sono tutti allo stesso livello, anzi questi sono ancora più puri, perché in fondo non hanno, no, degli ingaggi, insomma, di un certo tipo, di un certe altezze economiche, e quindi dietro tutto questo ci sono ragazzi che si sacrificano, famiglie che si sacrificano, e quindi abbiamo grande rispetto di tutto questo e incentiviamo proprio in questo modo, con le nostre presenze, per quello che possiamo essere anche così di incentivi, perché vadano avanti, perché portino avanti questi loro sogni, perché dietro un sogno c'è sempre, diciamo, la formazione di un futuro, c'è un progetto, e credo che dentro il progetto ci sia la bellezza della vita e del progresso. Iniziativa senz'altro da ripetere, direttore. Assolutamente sì, lavoriamo da tanto con Roberta Tenerelli, un anno e mezzo che lavoriamo con grandissima intensità a far sì che all'Ortona Center ci sia la possibilità di svolgere tante attività, tante manifestazioni, soprattutto che diano risalto al nostro territorio, alla città di Ortona, ma a tutto il panorama abruzzese. Quindi tutte le volte che ci sarà occasione noi saremo presenti, perché vogliamo essere parte integrante della città e di questa regione. Yeah.
Cerca il bollino Prezzo Amico Federcasa e mostrando la tua tessera alla cassa potrai usufruire di vantaggi e sconti che l'associazione ha concordato per te. Forse stavi pensando ai golosi muffin alla Nutella, forse stavi pensando ai morbidi cheesecake o al mitico donuts, forse ci stavi pensando, ma di sicuro adesso sì! Scopri i McCafé, il gusto McDonald's, tutte le sere, eventi e sorprese al McCafé. A Montesilvano, Corso Umberto 7 e a Pescara, Viale Marconi 375. Per un'estate da protagonista, iscriviti gratuitamente a Miss Adriatico. Miss Adriatico. 337 91 71 11. 337 91 71 11. Ci sono momenti in cui un'azienda si sente con le spalle al muro. Crisi economica, mancanza di liquidità, difficoltà di accesso al credito. Da oggi, le aziende abruzzesi possono contare su un concreto aiuto grazie al circuito Abrex, un nuovo modo di intendere il sistema finanziario basato su una rete di scambi dove imprese e professionisti si finanziano tra di loro senza interessi. Scopri di più! Contattaci sul nostro sito www.circuitoabrex.net. Abrex, la tua opportunità di crescita. Un'idea originale per la tua festa? Rendila indimenticabile con il Festival della Melodia. Emozionante gara con il meglio della musica leggera o con una serata di Miss Adriatico, storico e coinvolgente concorso di bellezza internazionale, o addirittura con il Festival dell'Umorismo, esilerante sfida tra barzellettieri con risate a crepapelle. Insomma, spettacoli per tutti i gusti e con grande risalto mediatico. Affidati dunque alla trentennale esperienza dell'Agenzia Promozione Spettacoli e chiama subito il 337 91 71 11. Il divertimento ti aspetta!